Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Sei di numero, ma sette in realtà come numero di elemento. E l'ultimo elemento che dobbiamo modellare è per l'assieme Morse. Si tratta di una vite per ISO 10642 M5x12. Allora, non faremo il modello solido, ma estrarremo il modello solido dalla libreria delle parti di Inventor. Comunque, poi la procedura è sempre la solita: un file di parte per estrarre il modello e un file di disegno per verificare che il modello che abbiamo preso sia esattamente uguale a quello che vediamo rappresentato qui, nella ipotesi del nostro nuovo filmato. Allora, inizio. Nuovo e faccio subito il file di disegno. Per quanto riguarda viceversa l'inizio del file di parte, la procedura qui è leggermente differente perché in realtà non dobbiamo iniziare un nuovo file di parte, ma dobbiamo agganciarci a un file di parte che già esiste nella libreria dei contenuti meccanici di Inventor e estrarla. Allora, come facciamo per estrarre questo componente? File, nuovo, scusate, apri, ma non apri un invento, un altro tipo di file, ma apri da centro contenuti. Allora, apri da centro contenuti, qui c'è il centro contenuti, io l'ho già filtrato sulle norme ISO, in realtà se non fosse filtrato sarebbe molto più popolato. Lo vedete già sugli elementi di fissaggio, rifacciamo il filtro sugli ISO soltanto perché mi serve l'ISO 10642, eccolo qui il componente che devo estrarre, la famiglia dei componenti che devo estrarre, quindi doppio clic, abbiamo tutti i componenti presenti per 10642, a noi serve un M5x12 e diamo ok, applica, fate voi, applica. E viene estratto il componente. Annulla, annulla. Questo è il nostro componente. Quindi qui abbiamo il disegno che dobbiamo ottenere, il modello che dobbiamo ottenere. Qui abbiamo la tavola per verificare che questo qui che abbiamo estratto dal centro contenuti sia esattamente quello che ci serve. Allora, per fare la proiezione, io devo salvare questo file. Questo file è un file che appartiene ad Inventor, è il file di Inventor presente nel centro contenuti, quindi non è assolutamente modificabile. Se volessi per esempio cambiare il tipo di colore, non il materiale, attenti, il tipo di colore, e provo a fare l'operazione, che ne so, in acero, lui mi dice guarda, questo non lo puoi modificare, è un file di libreria. E vedete anche dove sta questo file di libreria, c'è user, hermano, documents, Inventor, content, eccetera, eccetera, eccetera. E non è consentito modificare questo file, è stato estratto dall'utente e non è consentito. Allora, come facciamo? Innanzitutto, file salva con nome, lui lo va a salvare non nell'area di lavoro, ma nel disco C, nella cartella, una cartella che sta sotto i documenti dell'utente Ermanno. E vedete che è anche bella ramificata, bella innestata, bella dentro. Inventor, Content Center, ISO 224 italiano, ISO. L'ha messo in questa cartella dell'ISO 10.6000. Lo andrebbe a mettere con questo nome. In realtà l'ho già mandato una volta, quindi l'ha già messo qui dentro. A me che stia qui nel disco C non va proprio per niente bene. Uno perché devo andare a prenderlo, per fare l'assieme devo andarlo a prenderlo lì. E quindi sono sei componenti dell'assieme nella cartella di progetto, il settimo componente, cioè questo, in una cartella completamente diversa. 2. Se per caso dovesse succedere che perdo il disco C, se per caso dovesse succedere che cambio macchina e mi scordo di copiare questa cartella qui, e questo state tranquilli che succede, e vado a riaprire sulla nuova macchina l'assieme non troverà quel pezzo. E quindi vuol dire che ho rovinato tutti gli assiemi in cui sono presenti parti derivate dal Content Center e che io non mi sono trasportato perché non me lo sono ricordato.
Allora, il mio suggerimento è questo: evitate di farlo lavorare di default. Fai salva con nome, fai salva copia, fai salva con nome, salva copia con nome. Questo lo andate a salvare non dove vi propone, ma nell'area di lavoro, qua dentro. E lo salvate con il vostro nome, al solito 06 vite ISA, filmato. Ok, filmato, salva. Poi, suggerimento, questo chiaramente lo dovete chiudere perché non potete nemmeno, guardate, non si può nemmeno fare questo. Cioè salvare una vista come inizio differente. Niente, questo è un file completamente bloccato. D'altronde esiste già. Vi ricordo che gli archivi, il disegno è un archivio, quindi questo è un disegno, un modello solido, è un archivio, anche lui esiste già nel Content Center perché io non ho nessuna autorizzazione per poterlo modificare. Quindi questo lo chiudete e andate a riaprire. Allora, qui bisogna stare attenti perché è pronto per far casino. E andate a riaprire nella cartella del progetto. Non è questo, questo è il disegno che ha messo qui, ma che in realtà è nella cartella del Content Center, nel disco C. Andate a riaprire, quindi fate così, apri lo 06 vite filmato, questo, che è quello che voi avete salvato nella cartella del progetto. Ok? E adesso chiudo un attimo. E questo che è salvato, d'altronde lo possiamo vedere, vediamo se riesco a esplora cartella superiore. Questo che è salvato nel disco C, Inventor Content Center Release 2024, poi qui c'è ancora una parte, IT, ISO 10, eccetera, eccetera. Questo che è salvato nel disco C lo eliminate, rimuovi da recente. Ok? Quindi adesso torniamo nell'apertura e andiamo a prendere nella nostra cartella il file che io ho salvato. Questo apparentemente sembra lo stesso, in realtà non è vero, perché se io faccio così e faccio così, imposta vista corrente adatta alla vista, questo me lo fa fare, perché questo non è più il file legato alla libreria che sta nel disco C, ma è la copia di quel file lì, per cui è completamente modificabile da chi sta facendo il disegno. E non solo posso cambiare i materiali, lo cambio perché non mi piace così scuro. Proviamo con un liscio. Potrei mettere questi metalli qui, metallo espanso, che facciamo un liscio bianco, liscio a olio, via. E a questo punto, questa è la vite che mi serviva, già fatta, modellata, pronti via. Salvo, con queste due nuove impostazioni, questo, ripeto, è stato salvato dentro nella cartella del progetto, nel mio progetto del filmato 020 mod 020 06 vite. E adesso torniamo di qua, dividiamo lo schermo nelle solite due finestre, e all'inizio tre, poi col solito giochino le facciamo diventare due. Questo è filmato, possiamo farne la proiezione. Allora, base. E mettiamolo esattamente uguale, quindi girato. La scala è 4 a 1, qui ha fatto 5 a 1, la modifichiamo. E poi facciamo la proiezione, questo lo teniamo ancora un po' più su e facciamo questa proiezione. Ok. E l'oggetto geometricamente è lo stesso. Ora mettiamo le quote, così siamo sicuri che l'oggetto, oltre ad essere geometricamente, è anche numericamente quote lo stesso. Annotazioni: prima partiamo dagli assi 1, 2, eccolo. No, scusate, 1. 2, mi sembrava strano che fosse anche corretto come la lunghezza.
Allora, eccolo qua. Poi mettiamo l'asse già che ci siamo anche nell'altra vista. Perfetto. E allora andiamo sopra e quotiamolo. Annotazione, quota, diametro. Diametro è un 10. Perfetto, mettiamo subito a posto gli zeri dopo la virgola, gli zeri finali. Via e via, togliamo anche quello degli angoli, salvo e chiudi. Poi 2, 3, 2, 88. 2, 3 è la profondità della chiavetta a brugola per... Allora, qui vedete una piccola differenza, vedete quattro linee, qui ne vedete due. Questo perché questo è inquadrato in maniera differente. Facciamo una cosa, modifichiamo la vista, cioè inquadrato due, qui ne vedo inquadrato da di qua questo e inquadrato da di qua questo. Allora facciamo che modifichiamo questa vista subito, modifica vista. Ok, verranno aggiornate anche la vista 2 ovviamente, quindi anche lei si è girata questo esagono. Adesso è la stessa inquadratura, andiamo avanti con la quotatura. 2,88, ok, qui perché? Perché qui c'è un... ecco, ho preso il punto sbagliato, allora rifacciamola e qual è il problema? Adesso... quota. Da qui a qui, 2,88. Perfetto, anche questa c'è. Profondi 12,8, le due lunghezze globali. Allora, quota. Da qui... A qui 12, perfetto, ok, questa quota da qui a qui 8, ok, 0,4 per 45, M5 per 0,8, 2,3 12, 2,3 12 abbiamo messo, 0,4 per 45, allora anche questo è quotato secondo le norme, quindi facciamo così, smusso. Ok, 0,4 per 45, siamo sicuri che è così e quindi mettiamo la quota secondo norme. 1, 2, qui, questo lo sposto, qui, cambio il testo, spazio per 45 gradi e diamo l'ok. Vediamo se adesso riesco a spostarlo. No. Niente, lì si è bloccato. Ok, adesso l'ho preso. 0,4 per 45, quindi 0,4 per 45, 8, M5 per 0,8. Anche qui, questo è quotato secondo le norme. Facciamoci dire da lui se effettivamente è una M5 per 0,8. M5 per 0,8 6G, e a questo punto quotiamo da qui a qui, andiamo qui, modifica, cancelliamo, nascondi il valore della quota e qui scriviamo M5 per 0,8, che è la quotatura della filettatura secondo le norme. M5 per 0,8, M5 per 0,8. E questo è finito ed è chiaramente, oltre alla geometria, è uguale. Anche sono anche uguali le dimensioni. Adesso andiamo sulla vista sotto dove dobbiamo mettere tre quote. Quindi mettiamo la prima 10 e ci siamo. Mettiamo poi questa distanza qui che non l'angolo, quota da qui a qui 3.
Perfetto, già che ci siamo, stacchiamo un po' le viste. Forse ho esagerato, sì, ho esagerato. L'ultima quota, 3,46, spigolo, spigolo. È il cerchio iscritto e il cerchio circoscritto dell'esagono, eh? 3,46. È la stessa, quindi abbiamo il modello solido ricavato in pochissimi passaggi dal centro contenuti, salvato nella cartella del nostro progetto in maniera che quando faremo il progetto abbiamo lì tutti gli elementi, compresi quelli che vengono dal centro contenuti. Abbiamo verificato che rispetto al disegno fornito come ipotesi, quello che abbiamo costruito è lo stesso. È più un esercizio per farvi vedere come si fa, più che perché chiaramente essendo stato preso da lì non poteva che essere lo stesso. Quindi anche questo filmato è finito. Spero che abbiate imparato qualche cosa. Una cosa è fondamentale: attenti a dove salvate i file che modellate prendendoli dal centro contenuti. Se fate come vi ho fatto vedere, i vostri assiemi si manterranno intatti nei secoli perché spostate la cartella dell'assieme e lì c'è tutto. Se invece lasciate fare Inventor, auguri, perché potreste trovarvi con tutti i componenti del centro contenuti persi, essendo in una cartella diversa che vi siete scordati di trasportare da macchina a macchina. Al solito, se vi è piaciuto il filmato, mettete un bel like. Ricordatevi di iscrivervi al canale per ricevere tutte le notifiche sugli aggiornamenti del canale stesso, nuovi filmati, eccetera, eccetera. E anche per oggi, anche per questo filmato, ho finito e non mi resta che augurarvi buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.